abbiamo conosciute proprio le operazioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del verbale. E quindi a questo punto, con tutte le suddette operazioni, il Presidente del Consiglio Centrale, tenuto presente il disposto dell'articolo 72,9 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, in base al quale dopo il secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, accerta che il candidato signor Gambini Maurizio ha riportato tra i due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio il maggior numero di voti validi, cioè numero 4.355 voti validi. Quindi il Presidente alle ore 15.47, a questo punto, nel giorno 25 giugno 2024, proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di Urbino il signor Gambini Maurizio. Salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale, termine l'articolo 41,1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Grazie Presidente, grazie a voi che avete fatto il lavoro, di conteggio, è stato, adesso non in questa fase del ballottaggio, ma è stata un'elezione complessa, no? Anche durante il primo turno, quindi un lavoro pesante, e quindi grazie a tutti quelli che siete qua, i cittadini, spero di essere all'altezza di questo incarico, ormai sono 10 anni che nei passati di turni, insomma spero di rappresentare la città in modo equo, così, all'altezza della cosa, perché questa è una città con pochi abitanti, ma una città grande che ha per fortuna il tribunale che adesso avremo assicurato per sempre, perché il fatto di essere capoluogo definitivamente nessuno ce lo porterà via, questo non c'è dubbio, e quindi questa città ha una responsabilità anche per tutti i comuni dell'entroterra, perché siamo un capoluogo dell'entroterra, questo è un aspetto molto importante che dovrebbe salvaguardare il nostro circondario, che poi è competenza anche del tribunale a largo circa, no? Quindi anche se modificato purtroppo con i comuni che sono andati in Emilia Romagna, che non sono più sotto la vostra, e quindi questa è stata una cosa triste, speriamo di riuscire a unire e non dividere, perché devo dire che durante questa campagna elettorale c'è stata una divisione della nostra comunità che speriamo di